Hanno tolto il tumore, ha riparato il cuore, ma ha avuto un'emorragia all'occhio. Un tumore al cuore non provoca emorragie all'occhio. Esatto, anche perché il tumore era benigno. È impossibile. Le statistiche no, di... No, lascia perdere. Se il tumore era benigno vuol dire che non ha causato le allucinazioni. È il motivo per cui te l'ho detto. Allora il tumore era una coincidenza? Brutto segno, mettersi a fare domande retoriche. No, tu avevi detto che era lì e infatti c'era, non può essere una coincidenza. Una bambina di 9 anni con un cancro terminale ha un tumore benigno del tutto indipendente dentro al cuore. Perché? Era benigno, è impossibile. Dilla Wilson. E l'emorragia retinica è un'altra coincidenza. Se un'embola aumenta la pressione dell'occhio, causa un'emorragia. Un embolo può spiegare l'emorragia, non le allucinazioni. Ma causa le convulsioni. Perfetto, ma non c'entra con le allucinazioni. Psicosi post-convulsiva. Il cervello ritrova il suo equilibrio tramite le allucinazioni. L'embolo spiega l'emorragia e le allucinazioni, ma parliamo del tumore. Un tumore grande come un polpo avvinghiato al cuore di una bambina non è solo una coincidenza. È malata, è sempre stata male. Qual è la vostra tesi? Che il corpo di Andy è come certe macchine? Un difetto di fabbrica e adesso va in 1000 pezzi? Il tumore è l'Afghanistan e l'embolo è a Buffalo. Devo essere più chiaro? Ok. Il tumore è Al-Qaeda, l'uomo nero, il male. Arriviamo noi, facciamo piazza pulita, ma era già partita una cellula dormiente, un piccolo gruppo di terroristi che si è sistemato in un sobborgo di Buffalo, pronto ad ammazzarci tutti. Vuoi dire che dal tumore è partito un embolo prima che lo togliessimo? Era una straordinaria metafora. Angiografia cerebrale prima che l'embolo si imbottisca di esplosivo.